Magic Rude Zed Remix. Se io ti dicessi facciamo un film sul glam, facciamo un film che parla di moda, di fashion, sì, ma che ti viene in mente? Vabbè, la protagonista assoluta, cioè? Lady Tabata. Ah, pensavo avresti detto Chiara Robbioni. No, signore e signore, è il momento della rubrica glam. Ce l'ha divina Lady Tabata, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Leandro, buongiorno Pippo, buongiorno Simone, ciao Fiorella. Ciao Stella dell'Adriatico. Ciao Stella, e non mi viene, non ciao viene. Stella dell'Adriatico, ciao amore piccolino, ciao ciao. Ma chi è sta Stella dell'Adriatico, scusate? Allora, oggi di che personaggio vogliamo parlare? Oggi dunque io vorrei parlare di un uomo che fa tanto parlare di sé sempre, che trovo che sia uno dei sex symbol più importanti, uno più figo, uno più George Clooney. Grande George Clooney. Che ci dici su George Clooney? Grande lui, grande Amal, avvocato sexy inglese, bellissima, anzi proprio più che bella, perché è riuscita a conciliare la bellezza, il professionismo, la popolarità in un paese difficile come l'Inghilterra, e quindi grande donna due volte, perché è anche riuscita a mettere l'anello al dito all'unico scapolo d'oro di Hollywood. Ma più che altro ha messo l'anello al dito all'unico Ricchiuti dipendente, anche lui ascolta le canzoni. Anche Ricchiuti dipendente, perché prima era tifoso del Novara quando giocava Adrian Ricchiuti, sì. E poi dopo ha incontrato Gabriel Garco in una festa che gli ha fatto vedere i poster di Ricky Martin che va in camera, e anche George Clooney ha deciso di fare la collezione dei poster di che notizia, mamma, di gossip, fatica ragazzi. Vabbè, George Clooney, dai, sex symbol mondiale. Però dicono che, lo sai, no, a parte gli scherzi ragazzi, è successo che alcune blogger inglesi gli hanno fatto una piccola tiratina d'orecchie proprio per il suo matrimonio. Allora, questo matrimonio è durato 3 giorni a Venezia, e meno male che hanno scelto Venezia, la nostra Venezia, che tutto il mondo ce la invidiano. Pare gli sia costato più di 10 milioni di euro. Ma sono soldi suoi. Sono bruscolini. Appunto. Allora, a queste blogger inglesi piuttosto importanti non gli è stato bene, perché dice che era una cosa un po' trash, troppo pubblicizzata e un po' troppo baracconata. Il mio giudizio è che uno del suo matrimonio e dei suoi soldi se ne fa un po' quello che vuole. Il giudizio invece dei ben pensanti è che i matrimoni vanno fatti con una certa classe. Ecco, forse ecco. Io guardando quelle foto della sposa devo dire che ho visto tanta classe. Lui poi non mi interessa, ma lei aveva veramente gran classe. Anche cioè, secondo allora, me. Posso dire una cosa? È inutile che qua facciamo gli ipocriti, no? Sì. Voci di corridoio hanno sempre detto che George Clooney è gay. E gay, lo dicono, dicono anche che quando stava insieme a Elisabetta Canalis, voci di corridoio, sì. Apri un po' la porta. Senti le voci. Il corridoio dice che quando stava insieme alla Canalis era una copertura. Sì, è vero. E molti dicono che anche questo matrimonio con Amal è per mantenere il suo status da sex symbol, perché come è accaduto con molti altri sex symbol che quando hanno fatto outing hanno perso un po' di fascino sulle donne. Certo, tra l'altro in una sua bio lui dice perfettamente che non ama la carne ma gli piace il pesce. È vero, è una notizia vera, cioè. Ne sai qualcosa Lady Tabata? È mai venuta a cena con te? Non so. No, non lo so, non so se George Clooney è gay oppure no, ma mi piacerebbe scoprirlo. Bene. Magari potrei anche fargli cambiare idea. Magari, perché no? Poi ci dici. Comunque, a parte tutto, ci si domanda come mai questo personaggio così interessante, ma anche uomo discreto, perché lui non è che si è mai messo al centro delle attenzioni con degli scandali rosa in modo particolare, e questa avvocatessa così seria e rispettata a Londra abbiano bisogno di fare tanta pubblicità per un matrimonio. Allora, io un'idea ce l'ho, ma non ve la dico. Come? Perché? Non sei venuta qua apposta?
No, non ve lo dico perché è una mia idea, cioè penso che la pubblicità è l'anima del commercio e che queste cose fanno bene anche se si è super top come George Clooney e la Mal. Voi cosa ne dite? Poi se il corridoio dice, senti cosa dice il corridoio? Se il corridoio dice queste cose, il matrimonio è solo un marketing. Però questo lo scopriranno i posteri. Grazie Lady Tabata, ci risentiamo settimana prossima. Grazie a voi, vi adoro. Bacetti, bacetti. Ciao Italia, ciao ciao.